Scegliersi un ambiente potenziante o rischiare di finire in uno depotenziante? Molti di noi, durante la fase di apprendimento, hanno sognato di andare a studiare nelle grandi scuole blasonate americane, come il Berklee College di Boston, o il Musician Institute di Los Angeles, o la North Texas University, o in scuole inglesi, o in blasonate scuole italiane, insomma, in grandi scuole. Ma perché abbiamo tutti questo sogno? Ma magari saranno stati i film tipo Saranno famosi, o le interviste di musicisti che hanno frequentato queste scuole, che abbiamo letto sulle riviste del settore, che ci hanno fatto credere che quelli siano i migliori posti dove andare a imparare. Oppure sotto sotto ci siamo convinti che quelli siano i posti migliori per trovare subito lavoro e fare successo, automaticamente. Beh, mi dispiace infrangere questa ultima parte del tuo sogno per dirti che non è così. Io ho vissuto questa magnifica esperienza nel lontano 1994, frequentando il Musician Institute di Hollywood, Los Angeles, California. Ma insieme a me ce n'erano altri 600 di studenti lì dentro. Quindi, l'anno che mi sono diplomato io, se ne sono diplomati circa 300. Immagina che alla Berklee se ne siano diplomati o laureati altri 500, alla North Texas altrettanti, nelle scuole inglesi, nelle scuole italiane, insomma, centinaia di ragazzi che ogni anno si diplomano in queste magnifiche scuole. E quindi dovremmo avere qualche migliaio di nuovi musicisti che fanno successo nel music business mondiale, globale. Invece ti sarai accorto anche tu che non è così. Ma allora che cosa diavolo è successo? Ma dove sono finiti tutti quanti? Beh, magari qualcuno sicuramente ha raggiunto un buon successo nel suo paese, perché in queste scuole vengono studenti da tutto il mondo. Ma ti posso garantire che questa percentuale è bassissima. Perché torno a ripeterti ancora una volta che non conta ciò che sai, ma ciò che fai con ciò che sai. Infatti ti sarai anche sicuramente accorto che parecchi musicisti di successo nel mondo non provengono da queste scuole. Certamente avere un pezzo di carta di quel livello può aprirti le porte di scuole e farti iniziare una scintillante carriera di insegnante, mettendoti sicuramente in una posizione migliore di chi questo pezzo di carta non ce l'ha. Infatti, questo pezzo di carta attesta che tu sei almeno uno preparato, cioè uno che ha studiato. Ma sappiamo bene che questi pezzi di carta non certificano la tua qualità di insegnante. Sì, ma allora perché tutti quanti vogliono andare in queste grandi scuole? Me compreso. Sono convinto che la molla che ci spinge a fare queste grandi scelte è il fatto di poter stare immerso per almeno uno, due o tre anni della nostra vita nell'ambiente più potenziante possibile. Nella mia esperienza ho capito che stare in un ambiente altamente potenziante amplifica le tue capacità di apprendimento e anche le tue capacità espressive. Per cui ti esorto a scegliere attentamente il posto dove andrai a studiare. Guarda attentamente il sito web di quella scuola. Controlla che ci sia tutto ciò che tu ritieni utile per te, per il tuo apprendimento, e anche di più di quello che in realtà tu credi di aver bisogno. Cerca più testimonianze possibili di chi ci è già stato. Se puoi, scambia due chiacchiere con qualcuno di loro. Chiedigli se la sua frequenza è stata stimolante, se gli insegnanti hanno un'attitudine positiva o negativa, se la scuola è ben organizzata e, cosa molto importante per noi batteristi, come ha risolto il problema del posto dove poter studiare il nostro strumento. In definitiva, devi capire se l'ambiente è positivo o negativo, perché ti ricordo che la negatività uccide la creatività. E allora eccoti le quattro fasi dell'apprendimento. 1. Incompetenza inconscia, cioè non lo so fare e neanche so di non saperlo fare. 2. Incompetenza conscia, cioè non lo so fare, ma a questo punto me ne rendo conto che non lo so fare. 3. Competenza conscia, cioè visto che non lo sapevo fare, decido di imparare e lo apprendo. 4. Competenza inconscia, cioè dopo aver fatto pratica, quella competenza barra abilità non richiede più il mio controllo vigile, viene svolta o richiamata in automatico, cioè senza essere più messa in discussione. Vorrei farti porre l'attenzione anche su quest'altra cosa. Il cervello si programma attraverso la ripetizione con emozione. Ciò significa che un concetto espresso in un esercizio, per entrare a far parte del tuo vocabolario, deve suscitare in te un'emozione.
deve tradursi in quello che viene chiamato ancoraggio, cioè un'indivisibile connessione fra l'azione e l'emozione da essa generata. Quindi attraverso la ripetizione essa diventerà parte integrante del tuo playing, del tuo modo di suonare. Impara a sviscerare il concetto che sta dietro un esercizio o un pattern. Quando suonerai quel concetto, quell'emozione si ripresenterà automaticamente. Quindi sapendo quale emozione vuoi evocare, saprai quale concetto o pattern usare e come usarlo per generarla. Attenzione però, lo stesso concetto vale anche quando studi male e, essendone anche consapevole, ti giustifichi dando la colpa a fattori esterni. Così facendo stai ripetendo una cosa male. In più gli stai affiancando una forte intensità emotiva, con il risultato che ti stai allenando a farla male e stai pur sicuro che alla fine ti verrà veramente male.